Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornati in un nuovo video. Oggi sto facendo, diciamo, l'intro del vlog perché io e mio marito siamo andati, diciamo, in ferie, siamo stati a casa dei miei per circa una settimana e quindi ho filmato vari momenti di queste piccole ferie, di questa piccola pausa che ci siamo concessi. Quindi, bando alle ciance, praticamente nel vlog vedrete, ovviamente nel vlog non parlo, ho comunque messo una musica che accompagna i diversi momenti delle giornate al mare, della giornata magari che abbiamo trascorso, della mattinata trascorsa nel mio centro commerciale preferito che è il Parco Corolla di Milazzo, e poi vedrete uno degli outfit che ho utilizzato per andare alla festa di Spadafora, vedrete alcuni momenti della festa di Spadafora, perché a Spadafora ogni anno, mi pare di averlo detto in qualche video, ora non ricordo, comunque ogni anno, a Spadafora, fanno una festa, dove ci sono delle bancarelle per 4 giorni, è di solito la terza domenica di luglio, partendo dal giovedì prima, perché comunque dura giovedì, venerdì, sabato e domenica. Termina con l'uscita del santo di San Giuseppe, se non ricordo male. E praticamente ci sono anche i fuochi d'artificio, insomma, è comunque una festa che io attendo con ansia, anche se a molti abitanti di Spadafora magari non piace, però io la adoro veramente, la adoro tantissimo e da Messina comunque vanno a Spadafora tantissime persone per vederla, infatti ci sono file chilometriche assurde in autostrada per poter comunque partecipare a questa festa dove ci sono tantissime bancarelle. Io vabbè ho fatto delle riprese, ho cercato di farle quando c'era meno gente, quindi magari nei giorni, perché la gente si concentra di più il sabato e la domenica. Io ho cercato di farle il giovedì quando c'era meno gente perché altrimenti sarebbe stato impossibile, perché non si può camminare neanche durante questa festa dalla gente che c'è comunque, quindi ho cercato di farle quando c'era meno gente. Vabbè, comunque vedrete dei piccoli spezzoni, vedrete un piccolo spezzone mentre mi preparo, vedrete anche il risultato delle beach waves che guardate qua, ancora mi durano, ancora ce le ho fatte, praticamente le ho fatte sabato perché mi sono lavate i capelli, ho usato una tecnica con un elastico che magari poi più avanti vi farò vedere, che ho preso dal canale di Nora, se non sbaglio si chiama questa ragazza, l'ho voluto provare, ho voluto vedere come venivano sui miei capelli finissimi che di solito non tengono la piega neanche se li faccio col ferro, insomma. Però con questa tecnica devo dire che ancora c'è qualche rimasuglio, oggi mi devo lavare i capelli, però tutto sommato mi sono rimasti molto voluminosi, molto belli devo dire, ma quella sera ce l'avevo bellissimi, non so se perché i video comunque sono girati con il cellulare, quindi la qualità non è, diciamo, di quelle stratosferiche naturalmente, però si vede più o meno, faccio vedere proprio quando mi sciolgo i capelli. Comunque ci sono tutti questi piccoli spezzoni delle nostre mini ferie. Bene ragazzi, vi ho spiegato più o meno che cosa si vede nel video. Se vi fa piacere, continuate a vederlo. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi cliccando sulla campanella così che vi arrivino le notifiche di quando comunque inserisco i video. E seguitemi su tutti i miei social, come al solito posto il link nell'info box. Mio marito mi ha fatto un bellissimo volantino per il mio canale, che vi posto qua da qualche parte, è meraviglioso. Ve lo faccio vedere perché comunque è stato fatto anche questo durante le ferie, quindi vi faccio vedere anche questo bellissimo volantino che comunque chi mi segue sui miei social l'avrà sicuramente visto perché l'ho messo anche su Instagram. Comunque ve lo faccio vedere per chiunque non l'avesse visto e se avete bisogno di siti internet, volantini, cose di grafica, diciamo, per la vostra attività, per il vostro canale. Insomma, contattate mio marito al link che vi lascio sotto, iscrivetevi alla sua pagina e contattatelo in privato per tutte le informazioni sui costi. Ok ragazzi, vi lascio al vlog, se il video vi piace lasciatemi un like e niente,
Un bacio, buon inizio settimana. Sono un po' in ritardo con l'inserimento del video perché lo dovevo mettere ieri, ma siamo tornati ieri e non è stato materialmente possibile girare per me il video, editarlo e metterlo perché avevo troppe cose da fare e ne ho tantissime anche stamattina, quindi vi saluto, vi auguro uno splendido fine settimana e al prossimo video. Ciao!